Bene, allora Ciro Orselli lo conoscete tutti. Sì, purtroppo. Purtroppo. No, questo è lui praticamente. Mi sembrava. Dieci anni fa, foto di repertorio. Mi sembrava troppo stupido. Ecco. Mi sembrava troppo stupido lasciare Einstein. È una foto di repertorio. Va bene, allora. Perché Claudio comunque. Lui si trova qui nonostante abbia iniziato a lavorare con il 286. 386, non mi pare così vecchio. Io ogni edizione degli U2 si scendo. Lavorare. Giocavo a Formula 1 a 2 anni. Va bene, Ciro lo conosciamo tutti, facciamogli un applauso, buon lavoro. Grazie. Sarò, spero che mi sentiate tutti, se no il microfono credo non serva molto. Sarò molto sincero, non sono una persona a cui piace parlare sempre più o meno degli stessi argomenti, mi piace parlare di altro. E prenotando il talk su qualcosa, mi è arrivata un'email che il mio talk era stato prenotato. In realtà questo mi ha anche un po'. Cosa mi stava spingendo comunque a parlare, nonostante questa mia insomma difficoltà, a parlare di questo argomento? E ho ricercato un po' nel tempo quelli che sono stati gli stimoli che poi mi hanno portato anche a fare questo mestiere, in realtà. Storia abbastanza lunga che oggi non vi racconterò perché non voglio annoiare nessuno, però sicuramente mi una domanda. Industria 4.0 ormai is new black, cioè se ne parla, se ne straparla, e probabilmente non abbiamo ancora contezza di quello che significa. Io mi sono domandato per me cosa vuol significare vivere un'epoca in cui comunque sia possiamo parlare di rivoluzione digitale sicuramente, e credo che non è un fatto solamente credo tecnico per gli addetti ai lavori, ma credo che faccia parte anche di un contesto di crescita sociale. Credo che tu ce l'abbia con me, se vuoi lo levo perché tanto mi sentono lo stesso. Io sto fermo. Quindi mi sono posto, cioè mi sono fatto alcune domande, ho detto ma perché nonostante ciò è un piacere parlare di questo? E quindi adesso lo capirete. Allora, in realtà io ho preso anche un po' spunto da un bellissimo libro che ho letto, che si chiama Nemmeno gli struzzi lo fanno più. Parla proprio di questa rivoluzione tecnologica e di come nel sociale abbia avuto un impatto negli anni. E c'era una frase bellissima che era: ci sono persone che ti ispirano a fare cose. È vero, io tante frasi che sentivo quando ero piccolo, insomma anche nella mia adolescenza, che sentivo, mi hanno ispirato a fare cose, però mi hanno messo anche molta paura, devo essere sincero. Il primo ad ispirarmi a fare cose era mio padre, perché se no grazie a lui io queste bassiere non l'avrei mai fatto, perché avevo un computer a 2 anni ora, per riprendere Andrea. E vi faccio alcuni esempi. Ok, alle porte, io sono abbastanza vecchio anche se non sembra, e alle porte del 2000, millennium bug, dicevo a mia sorella, che è più piccola, tanto quanto tu prenderai la patente, stai tranquilla, ci saranno le macchine volanti. Film, io appassionato di fantascienza, però la credevo una possibile realtà. E in realtà mia sorella ha preso la patente nel 2012, ma anche oggi, nel 2021, che possiamo parlare di macchine volanti, comunque ci siano stati risultati. Infatti, a parte memorabili imprese cinematografiche, o per i più fan, insomma, perché... aggiungerei anche, nonostante vani tentativi, i risultati credo che siano stati anche abbastanza incredibili. Probabilmente non possiamo parlare ancora di macchine volanti, c'è chi ci ha provato, ma un'altra cosa era: i robot ci ruberanno il lavoro. Ora, detto così, voi immaginate un ragazzino di 12 anni che pensa che i robot ruberanno il lavoro alle persone che... Comunque, bando alle ciance, la verità è che credo che tutti stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione digitale, solo che probabilmente non ci aspettavamo che fosse una cosa che all'interno del tessuto sociale si innestasse in una maniera anche abbastanza per noi trasparente, in realtà. A parte per gli addetti ai lavori che seguono questo sviluppo, in realtà per la gente comune
credo che sia stata una naturalezza vedere alcune cose crescere. Infatti non abbiamo avuto robot cattivi, macchine volanti o replicanti alla Matrix, sicuramente, però integrazione, digitalizzazione dei processi e sistemi intelligenti, tutti sotto il nostro naso, quindi possiamo parlare di una vera e propria innovazione. Effettivamente Industria 4.0 oggi è diventato proprio questo ed è e sta continuando ad essere una rivoluzione digitale. E siccome tutto quello che ruota intorno a Industria 4.0, ovviamente come tutte le cose, è destinato anche a crescere, è destinato anche a trovare soluzioni migliori per risparmiare tempo, migliorare la qualità e aumentare risorse ovviamente da investire. Ecco, fino adesso abbiamo cercato di semplificare quello che c'era per poter industrializzare in maniera digitale e qualche implementazione è stata fatta, però quello che fino a qualche implementazione fa risultava essere complicato, lungo, fattibile sì, però insomma anche dal punto di vista di gestione abbastanza complesso, probabilmente adesso è diventata anche abbastanza una realtà. Uno dei problemi sulla quale, insomma, abbiamo dovuto, sul quale abbiamo dovuto fermarci è stato proprio quello che l'integrazione delle macchine industriali con il nostro ERP preferito è stata la molteplicità di protocolli che possono essere usati, ce ne sono tantissimi, e la loro fattibile implementazione con il framework dell'ERP. Un altro problema, esistono le librerie? Boh, sì, no, vengono mantenute? Non lo sappiamo. Sì, poi smettono, poi cambia la versione, possiamo andare incontro a questi problemi. E non sempre è stato un compito semplice fare tutto ciò. Abbiamo raggiunto dei buoni risultati, devo essere sincero, personalmente ho scritto dei connettori OPC UA, o se lo volete dire alla giapponese OPC UA, però è stato abbastanza complicato. E sicuramente il mio supereroe mi ha aiutato parecchio, però non mi ha dato la possibilità di fare qualcosa che abbia una genericità di casi d'uso e soprattutto di avere una configurabilità aperta. E io sono fan delle configurabilità aperte, io ti do una cosa e tu te la configuri come vuoi. Questo non ci permetteva di farlo, però abbiamo raggiunto ottimi risultati, devo essere sincero. Però è proprio dalle idee che nascono le cose migliori, dalle visioni future, da quello che ti spinge a migliorare, è proprio da un'idea di miglioramento, e oggi concreta realtà, insomma questa cosa ci ha permesso di migliorare in maniera sostanziale e ovviamente, non per ultimo, ha permesso di migliorare anche l'integrazione con Odoo. Il prodotto è questo, abbiate visto Valentini in questi, anche ieri stanno sul tavolo, il prodotto si chiama IoHub, è un prodotto di EasyVPN, che è uno dei nostri partner. EasyVPN è un fornitore di tecnologie ICS e in collaborazione con Apulia abbiamo realizzato un connettore che permettesse di mettere l'hub realizzato da EasyVPN in comunicazione con Odoo in maniera veramente molto semplice, non facile, semplice. Ora, che cos'è? Vabbè, leggo perché ovviamente voglio ben farvi comprendere cos'è IoHub. È una nuova piattaforma industrial IoT, aperta e basata su Docker, che consente, senza scrivere una linea di codice, di leggere e scrivere dati sul PLC e di memorizzarli e visualizzarli direttamente sul dispositivo locale o in qualsiasi servizio cloud o qualsiasi ERP con un connettore. Ovviamente la missione è semplificare la transizione verso la nuova industria 4.0. L'hub si presenta in questo modo, quello che vedete in figura dietro. È una piattaforma, dicevo, aperta, è configurabilissima, permette di essere modulare in tutti i suoi aspetti e permette anche di poter organizzare una connessione con le macchine industriali senza dover necessariamente scrivere linee di codice. Nel più bisognerebbe scrivere degli script di configurazione estesa per poter fare operazioni che nello standard non vengono fatte, ma semplicemente quello. Per il resto i Docker presenti all'interno degli IoHub permettono di creare un mondo configurabile e modulare che permette di mettere in comunicazione più mondi all'interno dell'industria, quindi
più protocolli PLC, permette di mettere in comunicazione più macchine, soprattutto permette di comunicare senza dover necessariamente preoccuparsi del driver messo a disposizione, perché IoHub permette di potersi interfacciare con la maggior parte dei driver che le macchine industriali ad oggi presentano e mantengono. Ovviamente il file FTP non è contemplato. So che qualcuno pensa che mettere il file in una cartella FTP sia Industria 2.0, ma non lo è. Non volevo rompervi le uova nel paniere, ma non lo è. La cosa bella di questo è che, ovviamente, come vi dicevo, è possibile leggere e scrivere dati, ovviamente con tutti quei protocolli che vedete e altri, inviare e ricevere messaggi usando il protocollo MQTT. Parliamo di una vera e propria comunicazione, se vogliamo definirla così, chat. Ok, quindi è proprio una comunicazione chat fra la macchina e l'integrazione che poi ci andiamo ad applicare. Si presenta in ora, scusate, torno un attimo indietro. Quello è un esempio, la foto in alto è un esempio di come viene interfacciato con uno dei nostri connettori, quindi ad un ERP esterno, ma nulla toglie che quello può essere anche applicato ad un cloud, ad un sistema interno, anche a IoHub stesso, che permette di avere un'interfaccia. E questi sono alcuni delle possibili integrazioni già presenti all'interno di IoHub. Questo è un po' lo schema di quello che vi dicevo, quindi il flusso delle macchine industriali, i sensori, ed è il flusso che IoHub permette di fare interscambio dati con tutto quello che vedete lì, nuovi software, ERP, DB messi a disposizione per la raccolta dati. Questo è l'esempio che vi dicevo prima. Una macchina in PLC Siemens, un MQTT per la comunicazione, quindi per lo scambio di messaggi che sono JSON per i più tecnici, quindi hanno comunque la possibilità di poter inviare qualsiasi tipologia di dato e ovviamente configurare anche la tipologia di dato, e poi il connettore ovviamente verso... questo con questo bel colore dovrebbe significare Odoo, l'ho immaginata così, verso il nostro ERP. Questo è quello che noi abbiamo realizzato, in realtà abbiamo messo in comunicazione IoHub con Odoo utilizzando Python, che è il linguaggio di programmazione del framework, utilizzando la libreria PAO, che è una libreria messa a disposizione da Eclipse, che permette di poter gestire e... utilizzare tutto il mondo MQTT. Scusami, quindi IoHub traduce... Cioè, alla fine le domande. Sì. Questo è un esempio diciamo di codice nella quale viene importata la libreria PAO, quindi MQTT per il client, e queste che vedete qui, quindi da qui. Ovviamente per utilizzarlo dentro Odoo abbiamo avuto la necessità di istanziare dei thread aperti che potessero mantenere la comunicazione chat, quindi è praticamente in tempo reale. Queste sono le funzioni che ovviamente MQTT mette a disposizione e che sono state definite e che possono essere estese come meglio credete, cioè nel senso, se avete bisogno di scrivere una di queste funzioni per poter effettuare operazioni diverse quando avvengono queste azioni, è possibile tranquillamente farlo. Questi sono semplicemente sono state istanziate le funzioni base che servono per poter far funzionare la comunicazione. Le funzioni sono queste: la connessione, cosa succede quando arriva un messaggio, cosa succede alla connessione, cosa succede quando arriva un messaggio, la funzione di connessione, la funzione dello start dell'interfaccia MQTT, lo stop dell'MQTT, ovviamente qui c'è il subscribe, perché ovviamente per poter avere una comunicazione è necessario fare un po' come si fa sui forum, quindi bisogna sottoscrivere al topic che si vuole seguire. Ok, ci sono dei canali, ci sono dei topic, bisogna sottoscriversi al topic che si vuole seguire, proprio come in una chat. MQTT permette di fare questo e permette ovviamente anche di pubblicare messaggi, non soltanto di leggerli. Questo è un po' quello che succede con il MQTT. Il broker sostanzialmente è il server che si preoccupa di smistare i messaggi e quindi è, diciamo, il connettore principale dell'MQTT, è quello che raccoglie i messaggi e poi li smista ai vari client. Infatti, come possiamo vedere qua, c'è un sensore che pubblica qualcosa all'interno dell'MQTT broker,
i client hanno sottoscritto l'MQTT al topic di riferimento, quindi immagino sensore 1, loro hanno sottoscritto la lettura dei messaggi al topic sensore 1, il broker pubblicherà il messaggio nel topic sensore 1 e i client riusciranno a leggere quel messaggio che è arrivato. Ora, questo è in sola lettura, ma voi immaginate anche un mondo in cui il client può pubblicare messaggi per poter far leggere. Qui invece di un sensore abbiamo una macchina che può ricevere dei comandi di start, di stop, di pausa. È possibile anche fare questo, cioè mandare dei comandi alla macchina attraverso la semplice invio del messaggio. Un esempio, non ho collegato il mio computer, quindi volevo farvi vedere, ma credo che il tempo era poco, volevo farvi vedere in tempo reale, ma la GIF che vedete qua sotto esegue esattamente un'operazione che vi dicevo poco fa. Questo è un esempio di codice, ho esteso, fatto un modulo veramente base, ho esteso il button start, quindi l'inizio lavoro o la continua lavoro degli ordini di lavoro di Odoo, del nostro Odoo, e ho fatto in modo che quando inizia il lavoro o viene continuato, la macchina trasmettesse alla macchina il numero di work order, il prodotto che si stava per iniziare a lavorare, quanti prodotti, cioè il quantitativo da produrre in quell'ordine di lavoro e tante altre, insomma, informazioni. In questo esempio, per esempio, potete vedere come la GIF sta andando avanti, però questi, in realtà succede questo: quando io premo il tasto completato, facendo ripartire la GIF, quando premo il tasto inizio lavoro, quello che succede è che all'MQTT, ecco, questo dovrebbe riniziare adesso, quindi ve lo spiego man mano che... Ok, in questo caso avevo fatto un continua produzione perché avevo messo in pausa. Succede che, continuando la produzione, arriva un messaggio da parte del DOD che dice al macchinario: guarda che il work order 2, la produzione 1, devo fare 3 pezzi, e nel frattempo ne è stato prodotto solo uno. Ok, il macchinario, in questo caso lo sto simulando io, mi sta rispondendo che ne sono stati prodotti 2. In realtà qui era già arrivato a 2, e infatti quello che succede è che questo è stato preso in considerazione dal work order ed è stato caricato, questo è stato preso in considerazione, il secondo no. Perché comunque era 2, vuol dire che il macchinario non stava producendo, ma aveva trasmesso il fatto che era fermo a 2. Nell'altro esempio, questo non è stato preso in considerazione, nell'altro esempio io manderò un altro messaggio, che adesso vedrete, manderò un messaggio in cui dico che la produzione è arrivata a 3. L'ho pubblicato, è stato letto il messaggio dal topic da Odoo, è arrivato in tempo reale, e sotto c'è un cron sostanzialmente che controlla i messaggi che sono arrivati e, a seconda delle informazioni nel JSON, va a scrivere i dati, in questo caso all'interno dell'ordine di lavoro. Quindi è un cron di un minuto. Infatti è arrivato a 3, ha completato e ha finito la produzione in automatico. Quindi la produzione risulterà completata perché la macchina ha terminato la produzione. I messaggi che non sono da elaborare non vengono proprio presi in considerazione, vengono memorizzati ma non vengono elaborati, e questo perché gliel'ho detto io di farlo. Ovviamente a partire dal connettore è possibile estendere un mondo all'interno di Odoo, è possibile far fare qualsiasi tipo di operazione perché la lettura e la conservazione dei messaggi è fatta dal connettore che è già pronto. È pronto per memorizzare e leggere i messaggi. Oltretutto, il connettore è pronto anche per configurare e memorizzare le varie IO Hub che noi andremo a installare all'interno dell'azienda. Quindi non è necessariamente, non è necessario utilizzarne una soltanto. Ne possiamo utilizzare N, configurare N, configurare di lettura dei vari topic, e soprattutto abbiamo la possibilità di andare a specificare dove e come scrivere quello che ci arriva all'interno del topic, come ho fatto io in questo caso. Gli ho semplicemente detto che leggi il work order ID, quando la macchina ti invia qualche cosa vedi la quantità di produzione, in questo caso mi serviva questo, controlla la quantità di produzione, vedi se è possibile aggiungerli, se sei arrivato a quella quantità non fare nulla, se la quantità è arrivata a destinazione chiudi la produzione.
In questo caso avevo anche aggiunto, l'ho tolto per semplificare perché il codice era diventato, scusate, un po' più, ricaricherò l'altra slide, andrò indietro io. Il codice era diventato più lungo rispetto allo spazio che mi era rimasto qui, però è possibile anche inviare dei tasti di pausa alla macchina, cioè è possibile anche scrivere di far andare la macchina in uno stato di pausa, quindi di fermare l'elaborazione se la macchina consente di essere comandata in questo modo. Questi sono i riferimenti di tutto ciò che ho utilizzato, compreso la libreria, il client MQTT per le prove e i riferimenti al prodotto. Io ho terminato, grazie mille. Bravo Ciro. Grazie. Questo... C'è qualche domanda per questo? Eccolo, era pronto da mezz'ora. Allora, tu hai parlato di MQTT. Sì. Però sull'ultima riga li leggo OPC UA. Cioè l'apparecchio, questo apparecchio a cui tu hai accennato, quel lab. Sì. Da una parte parla OPC UMA verso le macchine e dall'altra MQTT verso le macchine. Da una parte parla tutti i protocolli PLC senza nessun tipo di problema. Questo in particolare è un esempio con un ho simulato un macchinario che potesse funzionare con il protocollo OPC UA. Okay. Semplicemente. Quindi da una parte può parlare OPC UA e dall'altra MQTT verso l'UA. Sì, parlerà sempre, l'IOHub comunicherà con il driver necessario, quello che poi arriverà da IOHub verso il broker MQTT sono sempre messaggi in MQTT, sono sempre messaggi registrati JSON. No, è il server utilizzato, e IOHub permette anche di poter istanziare un broker dove raccogliere messaggi e andarli a leggere. È un po' come un cassettino dove andare a leggere messaggi e chiunque ha accesso a quel cassettino legge i messaggi che ci sono. Quindi in questo caso tu funziona da client verso questo broker? Non solo. Odoo funziona da client perché legge tutti i messaggi che vengono pubblicati da IOHub verso questo broker, quindi dalla macchina stessa, ma può anche pubblicare messaggi. Infatti io quello che faccio quando vado a continuare la produzione è pubblicare un messaggio verso il topic alla quale la macchina è iscritta. In questo caso il work order è collegato, lo aggiungo dato la domanda, ringrazio, e il work order è collegato ovviamente a un centro di lavoro. Il centro di lavoro sostanzialmente dovrebbe rappresentare una macchina, ok, un macchinario. Il macchinario è legato con una configurazione a IOHub, a un IOHub, ok? Ed è iscritto a un topic. Quello che avviene è che se io sto lavorando su questo centro di lavoro, viene inviato il messaggio al topic alla quale è iscritto il centro di lavoro, ok? E il macchinario mi risponderà su quel topic. Questo mi aiuterà non solo a utilizzare Odoo come client, ma anche a utilizzarlo come publish, quindi a pubblicare qualcosa che può andare a dare dei comandi alla macchina stessa. Esatto. Grazie. Domanda, Marcello. Posso? Io ho una situazione molto simile a quella che hai illustrato, ma c'è il caso che il produttore del macchinario usa il protocollo OPC DA precedente a UA, che è privato, che è chiuso. La differenza del protocollo OPC UA è pubblico, l'altro UA precedente è privato. Che cazzo si fa in questo? Censurate dalla regia. Come si fa a entrare in un protocollo che si fa interfacciarsi con queste cose? Sì, allora effettivamente c'è anche da comprendere quanto il macchinario permetta di potersi interfacciare. Ora, al di là dei fenomenali poteri cosmici che possiamo avere e mettere a disposizione, se un macchinario non può interfacciarsi con niente, non può interfacciarsi con niente. Ora, l'unica cosa che mi sentirei di dire è controllare se il macchinario in qualche modo permette di poter, attraverso attraverso un upgrade, poter poter generare, o anche un serverino, dato che utilizza un protocollo OPC DA, non te lo dico con certezza, non ci metto la mano sul fuoco, ma sicuramente è possibile collegare lo stesso ad un server OPC Way, perché quelli comunicano fra di loro, perché si piacciono. Dopodiché il tutto verrà mandato dal macchinario al server OPC Way e lì ti potrai divertire come vuoi. Sì. Spazio alla fantasia, domanda. Quindi, se ho ben capito, un topic è uguale a una macchina. No,
un topic è un canale nella quale vengono pubblicati dei messaggi. Può essere una macchina, possono essere due, possono essere N. Non è necessariamente legato il topic ad una macchina. Potrebbero anche essere più topic legati allo stesso macchinario, nella quale gli dico che in un topic mi devi mandare soltanto informazioni in read, cioè mandami la temperatura, il numero di getti fatti, a quanto il rullo sta andando insomma durante la lavorazione. In un altro potrei dirgli di avere un canale semplicemente di publish, quindi avere un canale dedicato per la scrittura d'audio. Il canale di write mi aiuterà a dire ok, quando ricevi comandi da questo canale, le operazioni che devi fare sono in write facendo questi n controlli. Questo è possibile farlo, però non necessariamente il topic è una macchina. Come non necessariamente il UAB è solo una macchina. Dipende da quello che poi dobbiamo mettere in comunicazione. Facciamo giusto l'ultima domanda. Devi concludere. Velocissima, il server MQTT, di solito cos'è? Un server da sé? No, è un Docker che fa parte di OAB stesso, quindi è un server configurabile sullo stesso OAB. Ovviamente questo nulla toglie che se vuoi utilizzare un broker esterno alla quale collegare, l'importante è che OAB sia collegato in subscribe sullo stesso topic, sullo stesso server MQTT. Però ovviamente le cose vengono facilitate perché OAB presenta anche un Docker che fa da server MQTT. Roberto, facciamo giusto l'ultima domanda. Lato 2, hai... Sì. Sì, è proprio una classe di Udo, sono proprio i thread di Udo. Non ho stravolto nulla rispetto a quello perché... Tipo il cron. Esatto, sì. Infatti io utilizzo sia i thread che i cron. I thread li uso in comunicazione diretta aperta in tempo reale. L'implementazione tipo il cron che funziona con un thread separato? No. Allora, io non passo dal cron io per la lettura dei messaggi. Scusami, no, allora ho compreso male io, perdona. Sì, 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 assolutamente. Va bene. Sì. Facciamo un applauso a Ciro. Grazie. Allora.